stanno facendo terrorismo psicologico, perché influenze e malattie come queste ce ne sono sempre state. Non metto in dubbio che sia un virus che sta facendo vittime e tutto quanto. Il problema principale sono le strutture letto, che non ne abbiamo abbastanza, su quello sono d'accordo. Per il resto, il commercio, io lavoro in un negozio qua via del corso, lo stanno distruggendo. Diciamo che sono ragionevolmente preoccupato, cioè seguo l'informazione, seguo l'indicazione che ci dà il governo, però continuo a fare una vita il più normale possibile seguendo le restrizioni. No? Una preoccupazione no, attenzione sì. È stato preso magari un po' in ritardo, però è perfetto. Assolutamente sì. Era la cosa più giusta che potesse fare, perché già la gente non stava rispettando le norme, e quindi ci è voluta una decisione sicuramente un po' più forte per arginare quanto più possibile questa situazione. Quotidianità per il momento è non molto, per il fatto che trovandomi in un settore da tecnico informatico ho a che fare più con le macchine che con le persone, quindi ho un accesso al pubblico limitato.